Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buona settimana. Iniziamo la nostra preghiera in questo lunedì 20 aprile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il Signore con le parole del Cantico delle Lodi Mattutine. Il Cantico è tratto dal libro del Siracide ed è intitolato «Preghiera per il popolo santo di Dio». E vogliamo davvero essere voce di tutto il popolo di Dio che invoca il Signore, si affida a Lui. Fa conoscere, o Dio, le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso, come era al principio. Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa conoscere, o Dio, le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia. Donaci, Signore, di vedere in tutti i popoli compiersi la pace, la giustizia, la solidarietà. Sono i grandi prodigi che tu hai compiuto in mezzo al tuo popolo e noi vorremmo tanto, come dice l'autore del libro sacro, che essi siano rinnovati in mezzo a tutte le nazioni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi 20 aprile ricorre il 27° anniversario della nascita al cielo, della morte, di Don Tonino Bello, il santo vescovo di Molfetta. Ricordo precisamente, ecco, quei giorni nei quali la chiesa di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, ma tutti quelli in fondo che conoscevano Don Tonino, avevano camminato con lui, con la sua malattia, dalla quale non traspirava mai la sofferenza, ma la speranza. Questa mattina voglio sottolineare alcuni aspetti della vita di Don Tonino. Certo, c'è l'imbarazzo della scelta. Ha scritto e parlato tanto, ma soprattutto ha testimoniato tanto, cioè ha detto cose vere accompagnate da gesti profetici. E anche la modalità con cui egli si è addormentato nelle braccia di Dio e nelle braccia di Maria, le cui immagini circondavano il suo letto, sono state il segno di come un cristiano, un profeta, un uomo di Dio dovrebbe morire. E è stato pubblicato subito dopo la sua morte, a pochi mesi, un testo che si chiama «Ti voglio bene, i giorni della Pasqua». Raccoglie gli scritti di Don Tonino a partire dal 1° febbraio del 1993 agli auguri che egli ha fatto l'11 aprile di quel 93, quindi 9 giorni prima di morire. Questi auguri furono scritti a mano e pubblicati sul settimanale diocesano di Molfetta, Luce e Vita. Dicono così: vi benedico da un altare scomodo, ma carico di grazia.
L'altare era il suo letto di dolore. Vi benedico da un altare coperto da penombre, ma carico di luce. Vi benedico da un altare circondato di silenzi, ma risonante di voci. Sono le grazie, le luci, le voci dei mondi, dei cieli e delle terre nuove che con la risurrezione irrompono nel nostro vecchio mondo e lo chiamano a tornare giovani. Auguri, vi abbraccio con grande affetto, vostro Don Tonino, vescovo. Ecco, sul letto di morte guarda al futuro e vede che il futuro è carico di luce, è carico della forza della risurrezione che irrompe e chiama il tempo a tornare giovane. Solo la fede nella risurrezione, vera, grande, ci può far guardare al futuro con speranza. E questo testo ebbe la prefazione di un grande uomo che aveva conosciuto, seppur fugacemente, Don Tonino, il cardinale Carlo Maria Martini. E da uomo acuto e profondo qual era, il cardinal Martini delinea in poche righe quella che gli è sembrata la personalità di Don Tonino. E scrive: rivolgo il mio più cordiale ringraziamento per aver pensato di pubblicare gli scritti che hanno segnato il periodo della sua dolorosa malattia. E mi pare di vedervi espresse bene alcune caratteristiche della sua vita sacerdotale: la centralità assoluta del mistero di Gesù crocifisso e risorto, il cammino della sua conformazione a Cristo in spirito di umiltà, povertà e fiducioso abbandono, la passione per l'annuncio della gioia del Vangelo, l'amore alla Chiesa, la porzione del popolo di Dio che gli era stata affidata, la ricerca del dialogo continuo con la storia e con tutti gli uomini e le donne della terra, il desiderio ardente della pace, la speranza che la croce cambierà il mondo. In poche righe il cardinal Martini aveva riassunto quelle che erano le grandi passioni di Don Tonino, anzitutto la sua grande fede e il suo grande amore per Gesù, crocifisso e risorto, la passione per l'annuncio del Vangelo, il cammino di configurazione a Cristo. Gesù non è semplicemente il nostro Dio da pregare, ma è il Signore a cui conformare la nostra vita, nell'umiltà, povertà e fiducioso abbandono. L'amore alla Chiesa e a quella Chiesa di Molfetta, Ugo Giovinazio Terlizzi, il desiderio di dialogo con il mondo, anche quando il mondo diventa a volte ostile, non bisogna mai stancarsi di tendere la mano. E poi ecco il desiderio di pace, di speranza, che la croce cambierà il mondo. E tanto altro che forse coloro che hanno conosciuto Don Tonino portano nel cuore e non possono certo esprimere in una parola. Di lui mi piace sottolineare un'altra cosa. Don Tonino ci insegna ad essere cristiani che sanno stare nella storia. Tante volte, per aver visto come lui si è posto di fronte a alcune situazioni del suo tempo, io ero seminarista in quegli anni in cui egli era vescovo a Molfetta, e ho visto come egli ha affrontato la questione degli immigrati, ho visto come ha affrontato la guerra del Golfo in qualità di presidente di Pax Christi, guidò una veglia di preghiera proprio nel seminario, come ha affrontato la questione degli sfrattati che a causa di una legge divennero molto numerosi fra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, ed egli stesso li ospitò nel suo grande episcopio. Vedete, la
capacità di stare nella storia è molto importante. E io mi sono chiesto anche come sarebbe stato egli in questo momento storico. E dalla preghiera di cui leggerò alcuni stralci, comprendiamo come egli è stato nella storia del suo tempo. È una preghiera che egli ha scritto nel Natale del 1989, l'anno in cui è caduto il muro di Berlino. Grazie, Signore, nostra pace, che sei venuto sulla terra a fare dei due un popolo solo, abbattendo il muro della separazione che era fra mezzo. Grazie perché quest'anno potremo costruirti la grotta del Natale con le pietre rotolate dal muro della vergogna, il muro di Berlino, e con le cortine di ferro che troppo a lungo hanno diviso popoli della stessa stirpe, recinteremo nei presepi campi di pastori sonnolenti. Grazie perché con le nevi delle steppe dell'est rappresenteremo le parabole del disgelo e con le carte che hanno sorretto per mezzo secolo le vecchie ideologie di oppressione attizzeremo i fuochi giovani per i nostri braccieri di solidarietà. E poi guarda a altre parti del mondo e dice al Salvador, era da poco stato ucciso Monsignor Romero, San Oscar Romero. Grazie Signore nostra giustizia, Dio dei violentati, che il Natale di quest'anno lo celebri nelle casupole del Salvador, impastate di fango e di lacrime. Grazie perché poni la tua culla all'incrocio dei barrios intrisi dal sangue dei profeti, quello antico e non ancora coagulato di Rutilio Grande e di Romero, e quello ancora caldo di Ella Curia e dei suoi compagni di martirio. Erano stati martiri dei regimi violenti dell'America Latina. Grazie perché in questa terra tormentata, che come Betlem è la più grande del Centro America, ci offri l'icona di ogni vero presepe vivente, con i suoi personaggi scolpiti nelle macerie della carne e del sangue, pastori folgorati da una grande luce, che abbandonano finalmente le pigrizie del bivacco dove hanno fatto per lungo tempo la guardia agli interessi delle oligarchie. E poi dice, grazie Signore perché sei solidale con tutti i miseri della terra, con chi vive senza diritti e con chi muore per fame. Ti preghiamo perché si accorci finalmente con un solstizio di luce la notte della loro oppressione. Anzi, se è vero che i nostri fratelli del Salvador sotterrano la Bibbia nei campi perché non venga loro trafugata la chiave della loro ultima speranza, ti chiediamo come strenna gioiosa di questo Natale che la parola di Dio divenga presto per noi e per loro semente di libertà. Io voglio pregare il Signore con tutti voi e affidarvi questa giornata perché davvero impariamo a stare nella storia con la fede, la carità di Don Tonino Bello, così come hanno fatto i santi. Non sono fuggiti dalla storia, perché Gesù stesso non fugge dalla nostra storia. Ve l'ho detto nel messaggio di Pasqua, commentando le parole di invocazione dei due discepoli di Emmaus: resta con noi perché si fa sera. Resta con noi nella storia, Signore, e insegnaci ad invocarti e a percepire la tua presenza e ad annunciarti, a testimoniarti e a conformarci a te, Signore, così come ha cercato di fare Don Tonino Bello, e fa che presto possiamo vederlo proclamato beato. Ecco, al Signore presentiamo umilmente la nostra preghiera e questa mattina vogliamo rivolgerci a Lui con vogliamo rivolgerci a Maria con le parole di Don Tonino Bello.
Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani, a preservarci dalla tentazione di bandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà, la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra. Dai alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali, intridi di sogni le sabbie del nostro realismo, rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono, e infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.